So, oggi è sotto gli occhi di tutti, sono presentati alle 4 del mattino in forze per prendere possesso di questo terreno, ancora una volta pare che dal loro punto di vista basti una foto fatta oltretutto su un telone dietro i reparti della celere e con un muro di persone davanti. Questa è una delle cose che sicuramente prenderemo in esame da domani e valuteremo in che modo seguire questa partita da un punto di vista legale e tecnico. L'altra partita è che oggi l'esproprio per noi rimane non valido, anche perché non avevano neanche i numeri dei 101 per fare l'esproprio, non hanno notificato a due persone l'esproprio, una in Liguria che oltretutto era colpita da foglio di via, quindi non avrebbe potuto dal punto di vista tecnico essere qua oggi, e un'altra che non ha ricevuto nulla. Questa è la situazione. Come dicevo prima, il contorno di tutta questa faccenda è quello che succede sul Terzo Valico, è quello che succede oggi qua, quindi uno Stato che si schiera dalla parte dei più potenti ancora una volta. L'ultima cosa prima di chiudere, logicamente, non essendo valido per noi l'esproprio, si tiene fino a mezzanotte e si resiste qua, anche perché potrebbero ritornare, se molliamo adesso, potrebbero ritornare e prendere effettivamente possesso del terreno. Quindi fino a mezzanotte si sta qua e poi da domani si capisce come proseguire la lotta. L'ultima cosa, un abbraccio a Nicoletta, se vuole dire due robe. Noi teniamo fino a mezzanotte, l'esproprio non l'hanno fatto. No, non l'hanno fatto, quindi la cosa importante è questa. Che cosa devo dire? Tutte le volte che vengo là dove vorrebbero fare i cantieri del Terzo Valico è una ventata di forza, perché ci rendiamo conto che questa lotta ormai non è solo della Valle di Susa, ma è molto più ampia. E noi sappiamo che la resistenza è non solo un diritto, ma è sempre più un dovere nel momento in cui questo nostro mondo ce lo vogliono mandare a pezzi, negando anche il futuro per chi verrà dopo di noi. Sappiamo che abbiamo una forza ed è la forza della lotta collettiva, e poi abbiamo anche i nostri giovani con noi. Come in valle ci sono dei bambini che sono nati all'interno della lotta nostalgica, ormai anche loro hanno la capacità di essere con noi, davanti a noi. E noi continuiamo a resistere proprio perché ci sono loro. Quindi la lotta contro il TAV è la lotta contro un modello di vita che schiaccia la persona e distrugge la natura, ed è una lotta che avvicina le generazioni diverse, è una lotta che lega le persone e quindi che fa sentir bene. È anche una lotta che dà gioia, oltre che forza. Voi siete la nostra forza. Noi siamo un pochettino la memoria storica di questa lotta, ma le due parti insieme riusciranno a vincere.